ragazzi, e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi siamo su Battlefield 4 e ve lo volevo far vedere subito. Non sono riuscito a farvelo avere immediatamente. Vi ho proposto più Rise, che mi è piaciuto molto di più, ovviamente per la sua parte della storia, la sua campagna. Ovviamente Battlefield 4, prima di diciamo, dirvi un pochettino i miglioramenti, vi volevo ringraziare perché mi state sempre accompagnando in questo percorso di crescita su YouTube. Siamo passati da 1000 in 2 settimane a 1200 qualcosa. Io sono veramente felice di questo. Vi ringrazio tantissimo per il vostro supporto. Vi ringrazio tantissimo per i vostri commenti, per i vostri mi piace. Io sono sempre contento di ciò che fate, ciò che scrivete quando è positivo. Ma sono contento anche di avere i commenti negativi perché mi danno modo di migliorare in qualche campo che magari non eccello, scusate. Ragazzi, quindi raga, vi ringrazio tantissimo, sono felice di questo traguardo 1200 e ovviamente non farò più i video come prima degli speciali ogni 100. Ma se riuscirò ad arrivare a 2000, farò un altro speciale come al solito, dove magari potremo partecipare tutti insieme. Magari vi proporrò qualcosa di ultra bellino, qualcosa di fighissimo. Chissà quando arriveremo. E niente, ragazzi. Io ovviamente mi sto anche impegnando in questo momento. Magari se non commento tantissimo, ragazzi, e se non. Magari non riesco a essere sempre attivo su YouTube come facevo prima. Perché vi commentavo sempre, vi mettevo mi piace ai vostri commenti quando erano veramente belli. Più che altro il problema non è tanto che non ho voglia, è che ragazzi, in questo libro, ovviamente avete visto chi ovviamente è iscritto alla mia pagina Facebook, chi ha messo mi piace alla mia pagina Facebook, ha saputo che ho comprato i libri Hunger Games. Questi libri del film, ovviamente, riguardano, cioè, anzi, prima i libri e poi il film, ragazzi, mi hanno veramente colpito tantissimo questi cacchio di libri. Ovviamente prima ho guardato il film, poi sono riuscito a avere in testa le loro immagini dei personaggi e poi mi sono letto i libri che veramente sono molto più dettagliati e molto più belli. Io vi giuro non ho mai letto, però questa volta mi ha veramente fatto piacere aprire un libro per poter conoscere i vari dettagli del film stesso. Chi di voi ha già conosciuto Hunger Games e sa che cosa sto provando sa proprio che cos'è quel film. È veramente un film epico, bellissimo, sotto ogni aspetto, ragazzi, sia poeticamente, tutto, guardate, ragazzi, riguarda tutto. Spero che magari un giorno facciano un gioco su Hunger Games, veramente, ragazzi, lo comprerei immediatamente. Comunque sia, ragazzi, partiamo subito, andiamo su multigiocatore. Ragazzi, come al solito, io direi di fare una partitina in Deathmatch a squadroni. Andiamo su parità veloce, andiamo su Deathmatch a squadroni e partiamo subito. Eccoci ragazzi, dopo ben 12 minuti io sono riuscito a incominciare una partita, ragazzi. 12 minuti per trovare una cazzo di parità. Guardate cosa sta succedendo, io non so che cazzo sta succedendo veramente a questo server del cazzo. O questi cazzo di cose, cosa sta succedendo veramente in questo gioco. Primo problema del genere, ragazzi. Non toccavo l'Xbox da 2 giorni. E mi trovo sti problemi. Andiamo con assalto, ragazzi. Comunque sia. M416, sempre solita arma. Andiamo subito. Ah, raga. Cosa possiamo vedere subito? Che questo gioco è molto più fluido della versione per 360. Io me ne sono accorto subito, ragazzi. Lo sapete che non sono un amante di. Oh, Cristo! Mi ha devastato, non li vedevo, ragazzi. Mi accorgo subito, ragazzi, che la fluidità è una cosa strepitosa in questo gioco. La grafica è migliorata tantissimo, a mio parere, molto più dettagliata di prima. Anche le armi sono dettagliate molto più di prima. E soprattutto non ci sono ritardi nel caricamento della map. Ovviamente ogni tanto fa queste cazzate, perché giustamente mi deve contraddire il gioco. Perché vuole fare brutta figura con me. Ah, ok. Ci vuole molto meno tempo a ammazzare gli avversari normalmente. Poi qualche volta capita anche di trovare avversari che sono duri come la roccia. Peggio dei supereroi dei Fantastici 4, quello che cazzo è. Oh! Grande, testa di cazzo, c'ho il bitch. Allora, lanciagranate. Ok, abbiamo sbloccato il lanciagranate, però vedo un tipo. Grande, ragazzi, vedete che è molto più veloce la kill, quindi vi divertite di più. Grazie, zio. Se mi dai munizioni, te le do. Te le do io, va, pigliali. Pigliatela, zio. Grande. Ah, kit medico aveva il tipo. Io c'ho il kit medico, che cazzo. Ah, qui non c'è nessuno, quindi. Mi hai fatto cagare, zio, guarda.
grande, vedete ragazzi, è molto più veloce sta cosa, molto più rapida la kill, e diciamo che vi rompete meno i coglioni, perché prima se ci voleva un caricatore era veramente, cioè era esagerato, ci voleva un caricatore ragazzi per abbattere un avversario, e non è possibile un gioco del genere. Ok, potrò colpire tutte le volte il giubbotto di proiettile, ma... E muori, Cristo, non muori? Oh, cazzo. Posso mettersi qui sopra, ovviamente, perché, come sapete, in deathmatch a squadroni, ragazzi, le armi, colpo singolo. Cristo, mi ha beccato in testa. No, non mi ha neanche beccato in testa. Come sapete, le armi, ragazzi, cioè, questo gioco è molto più serio, diciamo, di Call of Duty. Le armi, ad esempio, sparano, potete sparare in singolo, potete sparare automatico, potete sparare raffiche di 3 colpi. Poi le mappe qui sono molto più grandi, come avete potuto vedere. Questa è Shanghai, la mappa con cui avete provato sicuramente la beta. L'altra cosa che vi ho detto prima anche è che ci vuole... Riuscite finalmente a... Cioè le mappe si caricano immediatamente, ragazzi, quindi anche questo è un sollievo. Ci voleva proprio, veramente, senza scherzare, ci voleva veramente questo cazzo di cambiamento, perché non era possibile che caricassero le mappe dopo 30 anni. Vedete anche l'immagine com'è nitida, a me piace moltissimo. Non è il mio genere di gioco preferito Battlefield, però ragazzi, chi sono io per... Suga! Non muore. E vabbè. Avete visto la fluidità dell'arma, come si muove qua. Mi hanno detto che si sfruttano. Il mio amico mi ha detto che sono a 60 fps il Battlefield. Io mi fido di lui. Però veramente ragazzi, sembra molto più... Vedete com'è più fluido il gioco. Guarda, guarda. Segui. Eccolo. Ma che cazzo! No! Yakuza! Dai, però, muoviamoci. Questa cosa di rientro è veramente una condanna a morte, cazzo. Dove sono spawnato? Ah, qui. Bello. Oh, un caricatore. Torniamo ai soliti Battlefield, ragazzi. Non ce l'ho dietro, magari. Cribio, mi ha fatto cagare. E poi spawna. Vabbè, come Call of Duty. Finché non spawni, le trappole rimangono. Vabbè. Pensavo fossero fili di chewing gum mine, di chewing gum. E ovviamente loro sono precisissimi. Vabbè. Lancia granata. Poi vorrei... Ragazzi, questo è il movimento naturale di un soldato. Willy il coyote. Ah, così impari, testa di cazzo. Sono troppo contento che ti abbiano ucciso. Coglione, grande. Ce n'è uno qui dentro, Aio, uccidi. Vai. Non c'è nessuno. Strano. C'è nessuno. Grande. Questa cosa delle armi, perché puoi caricarla sul momento. Cioè, mori! Sì! Non so come ho fatto a salvarlo, ma ero mezzo morto. Porca puttana, un solo colpo. Un solo cazzo di colpo. Vabbè, ero mezzo morto, però. Cazzo, gli sparo anch'io in testa e non muori. Sono proiettili di gomma, ragazzi. Allora, andiamo verso l'interno. Andiamo all'assalto. Devastiamoli. Eccoli qui. Ok, lui è morto, quindi sicuramente c'è qualcuno. Oh, sì, double. Mi guardate la mina, ragazzi. La mina a filo. Vai. Vabbè. Niente, ragazzi, niente. Lasciamo perdere. Sembrava che avessimo sparato in contemporanea. Invece lui ha sparato molto prima. Ah, andiamo qui dentro. La mappa è piccolina. Cerchiamo di devastarli. Andiamo qui su, ragazzi. Proviamo a salire. Ci proviamo. No. Dai, manichini del cazzo. Porca puttana, siete fatti di roccia. Ma se io salgo su, cosa succede? C'è qualcuno?
c'è qualcuno qui su, ragazzi, c'è qualcuno qui su. Guarda, ne l'ho certo! Oh, Cristo! Oh, l'ho ucciso! L'ho ucciso, l'ho ucciso. Perfetto. Mi son cagato male, ragazzi, mi son cagato male. 1% di vita, 1% di vita. Grande. Mi sono salvato il culo in una maniera assurda. No, sto ancora morendo, ragazzi. Ok, sicuramente stanno salendo i miei avversari, quindi devo stare molto attento. Ma grande! Brutto stronzo. Sicuramente qualcuno proverà a salire o dalle altre scalinate o da qui. Ok, c'è il mio compagno perfetto che mi protegge il culo. Quindi adesso lo facciamo salire da qui l'avversario, perché sicuramente sale da qui. Proprio ne ho la certezza. O se no sale di nuovo dalle... che devo stare attento, ragazzi. Vieni, vieni. Ok. Oh, oh, mi son cagato! Mi son cagato! Ma che cazzo stava facendo il mio compagno? Ragazzi, avete visto che c'era una freccetta a fianco a me? Era il mio compagno! Mi son cagato addosso! Con queste cazzo di cuffie mi son cagato addosso! Allora, proviamo a di nuovo a salire dalle scalinate lì laterali, così almeno potremmo inculare da dietro questi bastardi. Io ci provo da qui, ragazzi. Vediamo se ci sono le scalinate, quelle qui. Eccole, raga. Vediamo se riusciamo a chiappettarli da qui. Vai. Bello. Ma muori, si cazzo! Bello, bello. Questo è fantastico. Ho capito che se io riesco a prendere l'avversario con la mira automatica, gli spacco il culo. Lui l'ha anche salvato, grande. Perfetto. Allora, mi tocca direttamente provare a salire su. Però, prima di tutto lancio una granata. Dai, cazzo, compagno di merda. Non arrivano i proiettili. Dai, ma porca puttana! Ma che cazzo di armi hai? Che cazzo? Porca puttana, avete delle armi assurde. Io ho l'M416 uguale al vostro, ma voi mi spaccatate il culo. Ancora? Sì, una. Scendi, stronzo, che ti inchiappetta a sangue. Ancora? Ma come cazzo fai a prendermi? Ma c'ho il chietto medico, ma vaffanculo. Gialla. Bello. Cazzo, che kit medici, ragazzi. Ah, ok. Inija Haida. Ma siamo cinesi, sì. Ah, devo provare con l'ascensore. So che in questo momento non posso farcela. Sali, 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 sali. Grande. Ma porca puttana, devi morire! C'è qualcuno qui, c'è qualcuno qui, ragazzi. Oh Cristo! Ma guarda, dai, ma fai schifo! Porca puttana, ma proprio... Non sapete giocare in altro modo! Vabbè. Ragazzi, cosa vi devo dire? 67-74, ci stanno spacchettando il culo, ovviamente. Fatemi vedere il punteggio. 17-12, guardate i miei compagni quanto sono forti. Cazzo. Vabbè. Andiamo, andiamo. Ma dove cazzo sto andando? Spacca qui che andiamo. Tagliamo direttamente. Ok. Speriamo di non trovarci in affilo, perché altrimenti... porca puttana, ma sei fatto di corazza... Juggernaut, non lo so. E salta! Ma morite grandi! Ma sei tu? Oh Cristo! Ammazzalo! È grande! Sì! Ma grande! Andiamocene via, andiamo qui. C'è una casa, vai, sì. Ok, perfetto. Non salire su, non salire su. Ovviamente sono mezzo morto. Olè. Facciamo la fintina. Merda, no! O l'ho ucciso? No, non l'ho ucciso. Ho provato, ragazzi. Pensavo di riuscirci, invece non ce l'ho fatta. Allora, andiamo avanti. Sto delle urla.
Allora, saliamo qui sopra, vediamo se riusciamo a prenderli. Ma penso di no. C'è qualcuno qui. Facendo? Oh! Muori! Bello, muore in ritardo. Ma va a cagare, mi hanno inculato la kill. Cazzo. Ma non posso. Ma non possono spawnare davanti a me. Ma dai. Porca puttana, mi hanno inculato. È ovvio che mi inculano se sono davanti a loro. Proviamo a salire di nuovo dall'ascensore. Vediamo un pochettino, dai. Com'è finita? 90-80, vedete un po' voi. E mi sono impegnato. Ho provato tutti i modi a vincere, non ce l'ho fatta. Dai, vieni, vieni. Vieni. Nessuno. Questa sua cosa è. L'ho ucciso, grande, 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 dai. Ok. Ancora! Cazzo! Mi stava per inculare, ancora camperato lì. Pigliati la granata, stronzo! Ma sei un cazzo di camper, mo ti vengo là dietro. Ma ringrazia che siamo alla fine, ringrazia che siamo alla fine. Perché ti inculo da dietro, altrimenti. Bastardo, bastardo, non ci credo. Ah, minchia, fermo lì, porca puttana, veramente, ma che divertimento c'è? Bello, bello. Dove cazzo ne sei uscito? Quanto? 23-15, ragazzi. Vabbè. E pensare che non toccavo la Battlefield da un casino di tempo, raga. Finita 90-100. Io non ho potuto fare niente per poter vincere la partita. Però vabbè, ragazzi, ci accontentiamo. Dai, alla fine ho fatto un buon punteggio. Ho fatto un bel 23-16. Sono stato il migliore della squadra. Nuovo record personale, migliore assalto 2.85. Buono. Cazzo, poi non so come cacchio riusciamo a salire così tanto di livello. Guardate che sono ancora al 5. Ce ne vuole, ragazzi, per salire di livello in questo gioco. Ci vuole troppo tempo. Da, guardate. Queste medagliette fruttano un cazzo, non fruttano niente. Vabbè. Guardate, 23, 16, 15, 13, 13, 11, 11, 13, 11, 11, 9, 10, 6, 16. E gli altri sono almeno stati più positivi, almeno quasi tutti sono in positivo, tranne uno. Vabbè. Però hanno fatto dei buoni punteggi loro, in confronto a noi, ragazzi. Però almeno abbiamo fatto una bella partita. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il punteggio 23-16 sia alla mia portata per quello che ovviamente so giocare su Battlefield, sì, però non è il mio genere di gioco preferito perché dovrei muovermi più a squadra, cosa che ovviamente diciamo che quasi tutti i miei amici preferiscono Call of Duty Ghost, ma ho visto che molti di loro sono anche passati a Battlefield a causa di quei problemi su 360. Che Ghost rovinava il gioco completamente con queste cazzo di connessioni che favorivano chi aveva in pugno all'host, comunque sia, la partita. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente l'avete apprezzato, e da cura domandate è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!